Ciao a tutti, il mio nome è Manolo e dato che sempre più italiani stanno scoprendo cosa sono le MMA e quindi sono incuriositi e cercano su internet, ho deciso di fare questo video introduttivo che ho chiamato l'ABC delle arti marziali miste. In questo video, che è solo introduttivo, sarà la prima parte, dirò che cosa sono le MMA, che cos'è l'UFC, il Pride, la Strikeforce e tutte le altre promotion al momento, perché combattono in gabbia, vi darò alcuni consigli su dei siti da vedere e alla fine un highlight preso da YouTube. Cosa sono le MMA? Le MMA sono lo sport a più alto tasso di crescita al mondo. Nelle MMA due contendenti si affrontano utilizzando ognuno un vasto bagaglio di arti marziali ed è per questo che vengono dette arti marziali miste. Quindi possono utilizzare il pugilato, la Muay Thai, la lotta greco-romana, la lotta libera, il jiu-jitsu, il sambo, la kickboxing, Muay Thai, eccetera eccetera eccetera. Gli incontri secondo le Unified Rules, che sono le regole obbligatorie in America e che stanno prendendo piede un pochino in tutto il mondo, durano per 3 round da 5 minuti, tranne nel caso di title match, quindi titolo in combattimento per il titolo, in cui dura 5 round da 5 minuti. La vittoria può avvenire tanto ai punti quanto ovviamente per KO oppure per sottomissione. La sottomissione quando c'è una leva pericolosa o un tentativo di soffocamento e quindi la persona per incomodità della persona viene interrotto l'incontro. Idem è il KO tecnico, quando una persona non è più in grado di rispondere ai colpi e quindi l'arbitro interrompe l'incontro. C'è da dire che nell'MMA, al contrario del pugilato e degli altri sport da contatto, l'incontro non finisce, lo scontro quando uno o due contendenti cade per terra, ed anzi continua. Quindi c'è soltanto una possibilità di errore. Una volta che uno va per terra e molto probabilmente l'avversario riuscirà a capitalizzare su questa caduta. Per i punti invece si utilizza il cosiddetto 10 point mass system, che è stato traslato dal pugilato, dove il vincitore prende 10 punti mentre invece l'avversario prende 9 o meno punti in base a quanta disparità c'è. Bisogna dire che questo 10 point mass system non è molto indicato per l'MMA e infatti adesso, dicembre 2010, quando vi sto parlando, si sta pensando di cambiarlo in qualche maniera, dato che molti verdetti non sono stati un po' falsati da questo risultato. Che cosa è l'UFC? L'UFC spesso viene confuso con le arti marziali miste in toto, anche se le due cose non vanno confuse, in quanto UFC è una promotion, ovvero un'azienda che promuove eventi di arti marziali miste e non le arti marziali miste nel suo insieme. Infatti in America, ma anche in Giappone, in Corea e anche in Europa esistono vari concorrenti dell'UFC. In America, cito velocemente la Strikeforce, che ha sotto contratto Fedor Emelianenko, che è stato il fighter più dominante degli ultimi 10 anni, mentre invece in Giappone, tolta il Pride, che è fallita e che ha venduto tutto il suo asset di fighter alla prima citata UFC, adesso esiste la Dream e il Sengoku, che stanno facendo eventi di caratura minore ma comunque molto divertenti. Anche in Europa ci stiamo muovendo con vari eventi, anche se ancora, tranne forse che in Inghilterra, col UWC non esistono delle sigle dominanti. È anche vero che l'UFC piano piano sta guadagnando terreno anche in Europa ed è quella che ha promosso gli eventi più grossi in Germania, in Inghilterra, probabilmente arriverà in Italia fra qualche anno, in Scandinavia, in Francia, eccetera eccetera. Perché i fighter combattono dentro una gabbia? C'è da dire che non è vero che tutti gli incontri di arti marziali miste sono fatti dentro una gabbia, però è vero che in America, e l'UFC soprattutto,
è stata la principale promotrice degli eventi in gabbia. Loro asseriscono che una gabbia aumenta la sicurezza perché c'è molta meno possibilità di cadere fuori dal ring o di rimanere impigliati nelle corde, e dice anche che la struttura a 8 lati dell'ottagono toglie delle facilitazioni che hanno alcuni fighter abituati a colpire, come magari pugili o karateki o thai boxer, in quanto cambia un attimino la struttura del gioco. Inutile dire che secondo me la principale idea della gabbia è un fattore di marketing, perché rende tutto molto più colorito ed ha un marchio distintivo. In Giappone non si usano le gabbie, o comunque si usano soltanto in eventi rari, e combattono ancora molto spesso nei ring normali, o comunque dei ring più larghi o fatti ad hoc, ma ring. Velocemente vi parlerò di alcuni siti da visitare per rimanere aggiornati sulle MMA in Italia. Il primo è il portale più visitato in Italia ed è aggiornato varie volte al giorno e si chiama Grappling Italia. Il sito è grappling-italia.com. È un portale che parla sia delle MMA americane che di quelle giapponesi, e da come potete capire al titolo anche i vari tornei che ci sono in Italia di jiu-jitsu brasiliano e grappling. Il secondo è, se avete Facebook, è la pagina Italian MMA, ovvero per raggiungerla si fa italianfacebook.com/italianmma e poi ci si scrive normalmente, e anche da questo sito si viene aggiornati ogni un paio di volte al giorno con delle novità prese da vari siti. Terzo sito è il sito di MMA Mag, che è un magazine di 80-100 pagine a cadenza più o meno mensile, questo almeno a dicembre 2010, totalmente gratuito. Basta iscriversi e una volta al mese vi arriverà un link con il link per scaricare la rivista in PDF. Quarto e ultimo, ovviamente, Italian MMA il sito, ovvero è un portale dedicato soprattutto e principalmente a tutti i fighter italiani e alle promotion italiane. Ok, dopo tutto questo parlare vi lascio un video che ho preso a caso da YouTube. Basta scrivere MMA highlight e ne vengono fuori un'esagerazione. Io ho preso veramente il primo a caso, di una durata decente, e divertitevi, vedetevelo.